Marghe, Giulia, sono le 7:30, alzatevi, si va a scuola. Bagliando, Marghe, Giulia, ore 7:30, si va a scuola, sveglia. Marghe, Giulia, Marghe, presse, 7:30, tra 5 minuti alzatevi, mi raccomando. Marghe, Giulia, 7:38, ancora dormendo alle 7:38, Marghe, non ti fanno entrare, ti devi alzare. Ah. Marghe, Giulia, dai, sveglia, fate presto, vi voglio trovare alzate alle 7, alle 7:39 vi voglio trovare in piedi, alle 7:40 pronto. Marghe, Giulia, 7:48, ancora così, no! Dai, a scuola, presto, dai! Sveglia, sveglia, sveglia! Sì! Sveglia! Dai, Marghe, Giuli, dai! Dai, subito, no, vi dovete alzare, non mi muovo da qua se non vi alzate! Marghe, il cuscino in faccia! Dai, Marghe! Marghe, vi porto in pigiama a scuola, muovetevi! Giulia! Giulia! Dai! Muovetevi! Alzate! Dai! E se non vi fanno entrare, vi punisco! Mi è venuta! Alzati! Dai! Dai, ascolta, Giulia! Ancora? Ma che, un unicorno, una lucertola, quest'altra qua che animale è? A scuola, dai! Subito! Oh, le 8! Ma che tra un quarto devi entrare, ma che ti porti in pigiama? Dai! Dai! Giulia! Giù! Marghe! Dai, oh, basta, stop, ora! Dai, giù! Giulia! Giù! Marghe, sei andata a lavare, ti muovere! Ok, dai, finalmente. Occhio, Rossi! Sono briganti. Oh! Wow, cioè, wow, quante unghie, problema, se ne può fare di tutti, tutto quanto, tutto chiesa, cosa c'è qui, le cuffie d'unicorno, qualcos'altro. Ora sì, ora mi vado a mettere lo scappo. Andiamo, dai.
dai. Non fa niente, andiamo. Ah. Vieni, Giulia. Tanto sono mamma. Vai, dai, andiamo. Tengo sonno. Anch'io. Ah, bello. Aia. Buonanotte. Notte. Dai, Giulia. Possiamo andarcene, dai. Oh, oh. Vabbè. Andiamo, dai, Giulia. Non ci abbiamo... Non fa niente. Abbiamo fatto un po' giocare, non fa niente. Diciamo così. E via. Chiediamo a mamma se possiamo uscire, no? Sì. Marghe, Giulia, subito ordinate la cameretta, muovetevi! Cosa? Muovetevi! Ma babbo! È così ordinata! Va bene! Uffi, no! Ma si scemolina! Uffa, papà! È noioso quello lì! Cosa tu io ne andai? Sì, come no! La roba che preso la tua, sì! Io ho portato due slime, tu ne porti altri due e siamo a posto. E dammi il tappo. No, io posso mettere perché è importante. Ora, porta anche questo. No, no, io no. Io sistemo qua. Vediamo cosa c'è oggi da fare. Speriamo non troppo. Allora, matematica, devo imparare solo una cosa. Posso subito faccio, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' questo. Così. Sì. E anche devo fare una cosa qua. Iniziatore a posto, vediamo un po' questo, che è questo qua. A posto, finito. Ah, questa sì che è vita. Ora sistemo tutto e mi guardo anche un bel video di Marghe e Giulia. Ah, che mi piacciono un sacco. Vediamo. Metto proprio mamma questa fa bellissimo, oddio. E passa e tira. Bello slime, vedere i video di Marghe e Giulia a giocare con lo slime contemporaneamente, bellissimo, c'è anche quello celeste, wow. La mamma Giulia. Dove il petto tablet 2x00 2x12 2x2 4 2x3 6 2x4 8 2x5 10 2x6 12 2x7 14 2x8 16 2x9 18 2x10 20. Ho finito, ora gioco con la Nintendo.
E ora gioco con la mia Nintendo. Andiamo. A Mario Bros. Andiamo. Andiamo. Adesso c'è un fungo cattivo. Io devo prendere il mio funghetto buono, quello là che fa crescere a Mario, perché se lo mangia il funghetto, capite? No, una cosa più facile di questa, più spiegata bene, che se sto cercando di prendere qualcosina. Poi dopo faccio un Milgari se voglio scendere. Mi sto divertendo perché sto vincendo già il primo lì. No, il fungo gigante no, per favore, no. Odio quello. Il fungo gigante è la cosa più brutta che ci sia al mondo. Sì, raga, chi non conosce il fungo gigante, è un fungo che non mi piace, perché poi non posso prendere queste cose che voglio io, quindi ci provo. Ok, ora spengo la Nintendo e ora guardo un po' di musica di margherita. Quando perderò la calma, stai vicino a me. Il coraggio come un'arma, cura di te. Che la gente sgancia. Dimmi che, quando perderò la calma, stai vicino a me. Il coraggio come un'arma, cura di te. Che il coraggio come un'arma. Oddio, vediamo che devo fare, speriamo poco. Allora, ormai tengo tutte queste materie. Aiuto! Che dolore, le dita! Domani come faccio a portare lo zaino, oddio. Allora, vediamo un po' cosa tengo. Compiti tengo, oddio! No, non ci credo, vabbè, dai. Qua non me ne uscirò manco per domani mattina. Come faccio? Religione! Inglese! Scienze! Francese! Geometria! Geografia! Epica! Grammatica! Antologia! Aiuto, è meglio iniziare. Vediamo oggi che compiti mi devo fare. Devo imparare la poesia di Natale, che è lunghissima. Poi devo fare scienze, storia, geografia, matematica, invece di giocare con la mia Nintendo, con fare video con mia sorella, vedere un po' di musicali, come faccio? Vabbè, è meglio incominciare, o se no facciamo domani mattina questi compiti.